Solidarietà ed accoglienza sono le due caratteristiche che la Proloco di Fano insieme alla cooperativa Tre Ponti hanno abbracciato per aiutare le persone in difficoltà e meno fortunate. Da diverse settimane le due realtà sono in prima linea per aiutare i profughi ucraini e domenica scorsa hanno regalato una giornata di spensieratezza alle persone arrivate nella nostra città. Erano presenti sì 100 persone anche dei nostri, ma quello che era importante la presenza di 160 persone di nazionalità ucraina, e tra questi 160 non so, non li ho contati, ma sicuramente la metà o due terzi erano bambini, e vedere questi bambini qua che sono usciti da una guerra, che si divertono a dare due calci al pallone o a avere dei clown che li fanno passare un'ora diversa, questo era un nostro obiettivo e penso che siamo riusciti in pieno. Durante il pranzo sono state distribuite uova di cioccolato, colombe pasquali e buoni spesa. 7.800 euro invece le tante donazioni di società, privati cittadini e associazioni finora utilizzate dalla Proloco di Fano per varie attività di solidarietà. Noi continuiamo, abbiamo creato un conto corrente bancario dedicato agli aiuti per l'Ucraina e noi abbiamo fatto in questo periodo delle raccolte di vestiario e anche di alimenti, però ecco, noi vorremmo continuare perché in queste giornate siamo andati anche a prendere delle persone che avevano dei parenti qui nelle nostre zone, e quindi ecco, la nostra opera è questa, noi siamo un'associazione concreta e badiamo alle cose concrete e questo è quello che abbiamo pensato di fare. Oggi è una bella pagina della nostra città, una città accogliente che lo è sempre stato, ma questa bella iniziativa della Proloco e della cooperativa Tre Ponti vuole essere una grande famiglia che, oltre ad aiutare concretamente queste persone che sono fuggite dalla guerra, vuole esserli anche vicini, vuole fargli vivere anche dei momenti di socializzazione vera. E come facciamo in una famiglia quando si avvicina Pasqua, regaliamo un uovo di Pasqua, una colomba. Oggi si sono fatte queste cose, si è pranzato insieme, si è fatto un momento, non voglio dire di festa perché dietro c'è il dolore alle storie di queste persone, però è un momento di forte comunità, questa è la parte bella che mi piace, e quando ci sono queste cose mi sento orgoglioso di essere sindaco di questa città.